Buongiorno ragazzi, benvenuti in questi nuovi video. Nuovi perché? Perché come avete già letto, stiamo mollando le live di Fortnite perché ci hanno letteralmente rotto i coglioni e torniamo a fare quello che ci piaceva davvero tanto, le moto. Cosa è successo? Cosa è successo? Cosa è successo? Allora, è successo che purtroppo per questioni esterne, estreme, economiche, non potevamo andare in moto perché non c'era la macchina, in due parole. Allora, nel frattempo cosa abbiamo fatto, ragazzi? Qua purtroppo abbiamo solo il CR, ci manca la Pit Bike 125 perché in un altro paese non possiamo farvi il video di come sta avvenendo. Perché? Perché tutte e due sono in restyling. Allora, possiamo notare da questa qui, per adesso, che purtroppo posso farvi vedere solo questa. Ragazzi, cosa importante, questo video sarà registrato in 4K a 24 fps, per cui dovremmo avere una qualità eccelsa, che può vedere in 4K, lo clicchi a manetta ragazzi, perché veramente in 60 fps, poi ci proveremo, potremmo anche fare 4K a 60 fps, ma non lo faremo, piano piano vedremo, torniamo a noi. E allora, prima cosa importante, abbiamo riverniciato il telaio, ragazzi, vedete, perché era rovinato. Adesso dobbiamo qui metterci le protezioni, perché comunque come si appoggia lo stivale qua si viene a grattare, idem dall'altra parte, ok? Dobbiamo mettere qua protezioni, qua e via dicendo. Adesso qui e dall'altra parte, che siamo in tubolare, sto pensando di metterci tipo quei, facciate qua, nella bici, ragazzi, vedete? Paracatena, questi qua, in questo materiale, così almeno lo stivale gratta e non rovina. E faccio vedere ragazzi, vedete qua che è molto più in vista e posso mettere sia qua che qua. Naturalmente qua sotto dovrei studiare qualche adesivo, qualche cosa particolare abbastanza spesso da mettere, così come si strofina con lo stivale e non si va a rovinare. Questa è la prima cosa, lucidatina alla marmitta, naturalmente marmitta originale. Poi è stato cambiato il pistone della Vertex, abbiamo messo perché l'altro si era grippato. Per fortuna non ho avuto nient'altro. E abbiamo cambiato la frizione, il pistone fatto io, la frizione invece l'ho fatta cambiare perché non me la sentivo ancora di aprire il motore, avevo paura di fare danni. Frizione nuova di pacca, ok, cambiata da un amico di Terralba. Poi a chi interessa vi metterò i nomi su Instagram di chi sono questi personaggi. Poi, allora, sostanzialmente qua dietro ancora ho fatto niente, abbiamo per adesso, tra virgolette, lucidato le plastiche. Se voi notate, guardate il portanumero che è abbastanza bianco, e qui invece c'ha le macchie, comunque perché la moto è vecchia ragazzi, è del 2001, un CR80R del 2001, per cui il sole ha fatto il suo lavoro. Questo è lucidato perché devo ordinarmi le grafiche a breve. Per quale motivo? Perché dite, ma è bello così, no, mi fa schifo perché il serbatoio purtroppo non ne trovo altri, perché questo è usato, neanche usati, guardate come è rovinato, e qui con le grafiche risolverò questo problema di questo color panna. Vedete qui, scusate un po' il caso qui, che stavo mettendo a posto, qua ci manca il fianchettino, che è stato, fatemelo ragazzi, appositamente anche esso, passato con come cazzo si chiama, scusate ragazzi, adesso mi perdo le parole raga, con il diluente, perché noi avevamo potuto riverniciarli ma ha avuto una cosa schifosa, per cui è già stato passato un po' di diluente, così è pronto tra virgolette al 90% l'applicazione delle grafiche, ok? Questa moto qui nasce con questa parte del serbatoio così e questa parte con il convogliatore d'aria in questo modo, con la parte qua del radiatore. Altra cosa che abbiamo già cambiato, come potete vedere, è la coppistella, presa da 24MX, l'altro è la classica coppistella rosso con la scritta Honda. Volevamo prendere la coppistella con qua il numero e il nome, ma non avevo dovuto spendere di più, costava i soldi scelto in più, ma non ce ne fregava, perché comunque se questa moto dovessimo venderla, anche avere la coppistella così è noioso. Già le grafiche come arrivano avranno il nome, per cui il portanumeri per chi dovesse comprarla sono da cambiare, perché comunque è un numero. Altra cosa nuova, abbiamo preso le manopole nuove da 24MX per avere un maggiore grip, e poi anche le altre non si vedono negli altri video, facevano schifo. Abbiamo preso le leve anti rottura, ok, perché quelle che c'erano in principio erano vecchie e poi comunque non mi piacciono, anche se avevamo cambiato il freno davanti perché una volta in allenamento, come è caduto, si è piegata all'indietro, ma abbiamo dovuto darci un po' un tocco in più. Vabbè, parafango manca ragazzi, perché dobbiamo finire di verniciarlo, e già
pronti tutti i portanumero e quant'altro. Per adesso di restyling possiamo ricapitolare, dovremmo, abbiamo fatto Sellino, Manopole, Leve, le carene lucidate, dobbiamo metterci le grafiche, fra un po' le ordinerò, per cui in teoria siamo quasi ancora a fine agosto, per i primi settembre mi ordino le grafiche, poi guardi un po' se costano meno perché veramente certi siti le fanno esagerate. Poi ho lucidato lo scarico completo, comunque lo scarico l'originale, fatto il telaio e via dicendo, frizione pistone, vabbè comunque naturalmente olio e via dicendo, abbiamo cambiato la leva delle marce, vedete lì in basso, normale, in TK perché stava sgranando. Questo diciamo che è presso il CR, adesso sinceramente avrà sì e no mezz'ora di lavoro il motore, tra rodaggio e quanto altro. E basta, adesso non di altro pensiamo di non metterci più niente, perché poi comunque a dicembre dovrebbe arrivare l'Y. Il paramento anche. Ah ecco, è bugia, bravo, bravo. E in ordine c'è il paramento, che siamo dimenticati di dirlo. E paramento, e non so se stavo guardando di cambiare anche il manubrio, perché di mettere questo colore qua delle mano delle leve, okay? Ok, adesso vediamo un pochettino se le misure corrispondono, perché mi darebbero manubrio più i supporti dello stesso colore identico a questo qua, sarebbe molto più bello esteticamente perché l'importante è quella estetica, perché sostanzialmente non è danneggiato, è solo rigato come si mettevano le varie cosine qua sopra. Questo è, diciamo che siamo al 80% di restyling della moto, ok? Rodaggio finito, abbiamo provato anche non in pista, ma comunque girare così va abbastanza bene, la frizione stacca benissimo, il motore è molto più divertente di prima, vabbè, il pistone era consumato perché mi dissero che era cambiato, ma non mi tornavano i conti, comunque. Diciamo che questo qua è il primo restyling di questa moto qua, adesso speriamo verso i primi di ottobre, con finito restyling, come mi arriva la macchina, il carrello e tutto, di cominciare ad andare in pista e farvi vedere sia questa che comunque la pit bike in moto. Poi come dicevo prima, verso dicembre penso dovrei prendermi l'YZ125, per cui avremo qualcosa in più da raccontarvi. Allora, questo ragazzi è il CR 80R del 2001. Questo video speriamo che vada bene, è fatto in 4K a 24 fps. Ragazzi, come dire, alla prossima. Ogni domanda, ogni commento fatelo qui sotto, iscrivetevi, dite ai vostri amici e ciao raga, bella.